E stavo pensando, è stato presentato il nuovo marchio TIM, questo qui. Ora, prima che vi consumiate i polpastrelli nelle tastiere, faccio io il commento che volete fare tutti. Ma guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, eh. E anche questa è fatta. Ormai, quando viene rilasciato un nuovo marchio, io sono felice. Perché mentre fino a poco tempo fa, sui social network erano tutti allenatori di pallone, tutti avvocati, tutti magistrati, tutti politici, finalmente, da un po' di tempo a questa parte, sono tutti anche graphic designer. E subito a dire, ah, che cagata, non mi piace, bla bla bla. Ricordiamoci che quando si giudica un marchio, non si parte da mi piace, non mi piace. Perché sono dei metodi di giudizio troppo soggettivi. Lo stesso piatto di pasta a me piace da impazzì, a te fa schifo. Però è indubbio che se te mangi il piatto di pasta sta svolgendo la sua funzione, ovvero apportare nutrimento al tuo organismo. E te lo mangi anche se fa schifo, se c'hai fame. Mia nonna diceva non si dice mai fa schifo. Gran donna mia nonna, gran donna. Quindi un marchio deve svolgere una funzione, non piacere o non piacere. Un marchio è uno strumento di lavoro, è come un martello. È inutile che fai il martello di gomma piuma perché non funzionerebbe. Non è qualcosa di artistico, non è il quadretto, l'illustrazione, la serigrafia. È uno strumento di lavoro. E dire mi piace o non mi piace, come vi ho detto, è una cosa troppo soggettiva. Sì, ma non dilunghiamoci in queste cose qui. Parliamo del precedente marchio TIM, perché il precedente marchio TIM, per quanto anch'esso un po' bruttino, comunque aveva degli elementi che... Sì, infatti aveva le famose tre lineette rosse che si portava dietro da quando addirittura c'era la SIP. Le lineette erano un pochettino di più, poi SIP è diventata Telecom Italia e si è portata dietro le stesse lineette. Poi Telecom Italia è diventata TIM portandosi ancora tutte queste mille lineette, che poi hanno ridotto a tre ondine perché mal di mare veniva. Probabilmente queste onde, queste tre ondine, erano le onde delle telecomunicazioni, wireless, tutte queste robe qui. Successivamente fu aggiunto una parte molto identificativa del marchio TIM, quella che io chiamo il biscottone, che non è qualcosa di sessuale, che è appunto quella forma blu dentro il quale stanno le lineette e la scritta TIM, alla forma un po' da biscottone. Una forma geometrica molto semplice ma molto identificativa, sembrava un bollino, come quello delle banane. Oggi col cibo proprio sbam. E comunque rendeva il marchio molto identificativo. In più la scritta TIM e le ondine contribuivano a dare un senso di movimento, perché tutto era un po' inclinato dentro questo biscottone. Il nuovo marchio perde questa parte molto forte, secondo me, e trasforma le tre ondine, le raddrizza, in quello che io chiamo hamburger. No, purtroppo non quell'hamburger. Nel gergo web design, dove io sono un ignorante totale, il menu, quello che si vede nei siti per telefonini, per smartphone, quello con le tre lineette che ci clicchi e ti dà il menu, viene chiamato hamburger, e mi ricorda molto questo marchio. Tutto quanto inquadrato. In un'epoca dove la tecnologia e innovazione va verso delle forme molto più smooth, morbide, guardate l'iPhone, tutti questi nuovi telefoni con le curve OLED. Non so se questa possa essere una scelta sensata o meno, e penso non lo sappiate neppure pure voi, a meno che siete dei geni visionari, cosa che dubito altamente se state guardando questo video. Comunque, su queste nuove tre lineette molti ci vedono la T all'interno, appunto la T di TIM. Molti dicono che ricorda un Qing, che sarebbero quei simbolini dell'oroscopo cinese, e questo precisamente è il Qing che ricorda la montagna. Non penso sia ispirato a quello, a meno che la montagna di soldi che pensano di fare con questo nuovo marchio, ma non penso che il significato sia così becero. Altri ci vedono invece il microchip di una SIM di cellulare. Resta in dubbio che questo marchio è molto più rigido rispetto al precedente. Sicuramente molto più moderno, molto più pulito, ma è indubbio che ha meno impatto, meno personalità. Qual è il punto di questo video? Come tutti gli altri miei video, nessuno. Volevo semplicemente parlarne perché molti di voi si lasciano trascinare. Ah, nuovo marchio, porca miseria! Numero 1, che cazzo ve ne frega? Cioè, lavorate per TIM. Se cambia marchio guadagnate soldi, perdete soldi. Il mio commento personale è che invece il marchio precedente, almeno fino ad ora, fosse molto più iconico e molto più personale di questo qui appena creato. C'è da dire però una cosa: nessuna persona, anzi nessuna azienda, paga mai per il solo logo, perché un logo è, come vi ho detto, la puntina di un iceberg. Dietro c'è un'identità visiva, un'identità grafica molto più grossa, dalle interfacce del sito, al packaging dei tuoi prodotti, a come fai le brochure, al tono di voce comunicativo, tutte robine complicate, e poi complicate non sono da spiegare, però si percepiscono. Quindi, prima di vedere se questo marchio sarà un flop, se TIM voleva fare la Google de noi altri che raddrizza solo un po' le cose e bam, caso mondiale, aspettiamo, vediamo come se la gioca, come vanno le cose. Ad ora, se io dovessi giudicare i due marchi, quello vecchio è brutto, quello nuovo è brutto, ma fra i due brutti preferisco quello vecchio, perché almeno era un pochettino più personale, un pochettino più dinamico. Devo smetterla di pensare, soprattutto quando non ho pensieri per la testa. TIM, a me TIM piace, TIM l'uomo attrezzo Taylor, non i telefoni. Ma vaffanculo.